qualità di custode di una villa comunale a Ragusa insidiava i bambini. Sei le vittime di alcune parenti dello stesso presunto pedofilo arrestato che prometteva loro ricariche telefoniche. Incendio doloso nella notte a Pozzallo e danni di una BMW parcheggiata in Via della Repubblica. Le fiamme si sono poi estese ad altre due auto parcheggiate. Per fortuna nessun ferito, sono intervenuti i pompieri. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio nei pressi del fiume Erminio per mettere in salvo una famiglia di quattro persone che era rimasta bloccata al di là del fiume. Tutti per fortuna sono rimasti illesi. Versa in uno stato di rischio per gli automobilisti in transito la statale 194 Ragusa-Catania. La denuncia è di Asso Consum, secondo cui un masso si è staccato dal costone danneggiando la macchina di un automobilista. Per il basket Serie A 1 la Passalacqua soffre ma vince contro Venezia. Le biancoverdi avanti con Larkins e Gorini hanno ora la possibilità di conquistare la vetta della classifica. Bentrovati con un nuovo appuntamento dell'informazione di TG 74. E in qualità di custode di una villa comunale a Ragusa insidiava i bambini. Sei le vittime di alcune parenti dello stesso presunto pedofilo, arrestato e che prometteva loro ricariche telefoniche. Vediamo. Un pedofilo seriale è stato arrestato dalla polizia. L'uomo offriva alle piccole vittime designate giri in motorino e ricariche telefoniche per attirarli nella sua rete. L'indagine ha avuto inizio dal tentativo di adescare un minorenne presso la villa comunale di Ragusa, dove il pedofilo prestava servizio come custode. La denuncia ha permesso di scoprire reati definiti anche gravissimi dagli inquirenti a carico di sei minori, tutti maschi, di cui alcuni parenti dello stesso pedofilo. Era stato un quindicenne che si era recato alla villa comunale per far fare la passeggiata al suo cagnolino. A segnalare i fatti da cui si sono poi originate le indagini, il ragazzino era stato oggetto di attenzioni da parte del custode della villa. In particolar modo l'uomo aveva fatto delle proposte esplicite al minore. Il ragazzo ha detto tutto agli increduli genitori che hanno sporto denuncia. Dalle prime indagini sono subito emersi i contatti telefonici del pedofilo indirizzati ad un gruppo di minori, alcuni dei quali a lui legati, come accennato, da vincolo di parentela. I minori, dopo essere stati oggetto di attenzioni e di violenze, rifiutavano di incontrarsi con il pedofilo, cercando anzi di allontanarlo dalle loro vite. Le sei vittime hanno descritto nei minimi dettagli i gravissimi fatti, consentendo di fermare il soggetto per diverse fattispecie di reato, dall'adescamento di minori alla violenza sessuale aggravata, dall'aver commesso i fatti ai danni di minori di anni 10 e dal vincolo di parentela. Durante l'incidente probatorio di pochi giorni fa, i minori hanno confermato quanto narrato agli investigatori nella sala per audizioni protette della questura di Ragusa, aggiungendo peraltro altri dettagli ancora più gravi. Il soggetto si trova ora in carcere nella sezione specializzata in regime di custodia cautelare, in attesa delle nuove fasi processuali che si terranno a breve. Adesso ci spostiamo a Pozzallo, dove nella notte si è verificato un incendio doloso ai danni di una BMW parcheggiata in Via della Repubblica. Le fiamme si sono poi estese ad altre due auto parcheggiate. Per fortuna nessun ferito, sono intervenuti i pompieri. Il servizio. Notte di fuoco, nel senso letterale del termine, quella trascorsa a Pozzallo, dove in Via della Repubblica sono andate distrutte dalle fiamme tre auto parcheggiate. È certa l'origine dolosa del rogo ai danni di una delle tre vetture, ovvero una BMW X3 di proprietà di un residente titolare di una ditta di traslochi. I vigili del fuoco, intervenuti poco dopo lo scoppio dell'incendio intorno alle 3, hanno ultimato l'intervento all'alba dopo circa tre ore di lavoro. L'intervento tempestivo ha scongiurato danni alle case circostanti, non rendendone necessaria l'evacuazione. Solo tanto spavento per i residenti strappati al sonno dal bagliore del fuoco. Sono stati loro stessi ad avvertire i pompieri che dopo lo spegnimento avrebbero rinvenuto tracce di liquido infiammabile sulla BMW, il cui proprietario, sentito dagli investigatori, avrebbe comunque escluso di aver ricevuto minacce e di non sapersi dunque spiegare il motivo dell'atto chiaramente intimidatorio. A farne le spese sono stati loro malgrado anche i proprietari, una 80 e un 37enne delle altre due auto parcheggiate vicino alla BMW, da cui le fiamme si sono rapidamente propagate avvolgendo tutti e tre i veicoli. I danni sono ingenti dal momento che i mezzi sono andati completamente distrutti. Indagini in corso per addivenire all'identità del piromane.
Sempre per quel che riguarda il lavoro dei vigili del fuoco, sono intervenuti ieri pomeriggio nei pressi del fiume Erminio per mettere in salvo una famiglia di 4 persone che era rimasta bloccata al di là del fiume. Un intervento di 2 ore che ha fatto sì che tutti rimanessero illesi. Tempestiva è stata la richiesta di aiuto ed altrettanto tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio nei pressi del fiume Erminio. I pompieri sono difatti intervenuti per mettere in salvo 4 persone in contrada Arancelli sulla 194 Ragusa-Giarratana. Poco dopo le 18 la sala operativa ha raccolto la richiesta di soccorso a persone, con l'esattezza una famiglia di 4 componenti, tra cui 2 bimbi di 6 e 4 anni, i quali erano rimasti bloccati al di là del fiume Erminio. Lasciato il camper nel piazzale, il nucleo familiare aveva attraversato il fiume, addentrandosi verso la collina, per una passeggiata in mezzo alla natura, ma al rientro si erano accorti che il livello del fiume si era notevolmente innalzato. Era difatti passato da qualche decina di centimetri a circa 1,5 metri, e data l'ora tarda hanno chiesto aiuto. Giunta sul luogo, la squadra operativa ha avviato le operazioni di soccorso, utilizzando le tecniche di autoprotezione in ambiente acquatico, e hanno realizzato un passaggio grazie a 2 corde tese alle sponde del fiume. Gli addetti al soccorso, munito di tute, hanno aiutato la famiglia nell'attraversamento del corso d'acqua, dando la precedenza ai bambini trasportati in braccio. Un intervento durato circa 2 ore è realizzato dunque in tutta sicurezza, con i componenti della famiglia rimasti illesi, a parte l'apprensione. Cambiamo argomento e passiamo alla sanità. Con il nuovo piano regionale inerente alla sanità promosso dall'assessore alla salute Baldo Guzzardi, l'ospedale maggiore di Modica dovrebbe essere declassato in presidio di base. Ma il ministro Lorenzin e il parlamentare Minardo rassicurano sul fatto che il nosocomio modicano sarà invece elevato a SPOC. Tra la gente continua però a serpeggiare una certa diffidenza. Scopriamo perché da queste interviste. La sanità e nello specifico la sorte dell'ospedale maggiore di Modica sta facendo discutere tanto. Di fronte alle rassicurazioni del ministro della salute Beatrice Lorenzin e del parlamentare Nino Minardo, che dicono di stare tranquilli in quanto il maggiore sarà elevato a SPOC, la gente sembra continuare ad essere diffidente. I cittadini pretendono che il provvedimento in base al quale il nosocomio modicano sarà elevato a SPOC non resti solo un qualcosa di astratto, ma che diventi concreto e che venga messo per iscritto. Mettere il maggiore ai livelli degli ospedali di Ragusa e Vittoria potrebbe essere un primo passo verso le esigenze di tutti coloro i quali richiedono e hanno bisogno di assistenza, in quanto invece il declassamento paventato potrebbe creare molti disagi. Ancora nessuna certezza sulla tempistica del già citato provvedimento ed ecco quindi cosa ne pensa la gente. Secondo le ultime disposizioni che vengono dall'assessorato alla salute di Palermo, l'ospedale di Modica potrebbe diventare presidio di base, quindi verrebbero a mancare molti reparti e servizi. Signora, lei cosa ne pensa? Penso che non è giusto, perché nel momento opportuno nel territorio ci sono malati rari, malati che hanno bisogno nell'emergenza di essere assistiti, c'è la paura di rimanere senza il reparto di rianimazione, senza il primo soccorso che dovrebbe avere qualsiasi persona che si trova nel territorio come questo nostro. Non è una metropolitana, ma quando pensiamo che vengono assistiti tantissimi cittadini che pagano le tasse, non è giusto, secondo me, non avere questi servizi. Per chi vive nel territorio, andare fuori, come per esempio pensare che fare una tracheo e andarla a fare in un centro dove tu non conosci neanche l'ambiente, per un diversamente abile, io parlo dal presupposto chi ha più bisogno un diversamente abile che deve andare fuori per fare tutto ciò, è una cosa oltre la loro possibilità. Di cosa soffre suo figlio? Ha una malattia rara che non ha neanche una diagnosi definitiva, perché non è neanche genetica. Tuttora, dopo 13 anni, mio figlio non ha diagnosi e non siamo fermi solamente a Modica. Modica è il nostro approccio a prima emergenza. Però a tutto questo ribadisco, la medicina, la Lorenzin, che lei tante volte ci siamo incontrate, è inutile che le parole, lo metta per iscritto, che vuole eliminare tutta la zona sudorientale. Secondo questo provvedimento vorrebbero potenziare sia Ragusa che Vittoria, e questo comunque per tutta la zona sudorientale è chiaro che è un grande problema. È un problema, sì, perché ci fosse l'assistenza in merito di qua andare a veicolare in questi centri dove
vogliamo vedere se questi centri ci siano servizi per i diversamente abili? Allora, prima di fare una cosa di questo genere, cerchiamo di condividere quel poco che abbiamo di buono. Abbiamo un bello ospedale che è molto grande, sarebbe bello se funzionasse tutto come dovrebbe funzionare, però c'è qualcosa che non funziona. Grazie. Non funziona quasi niente, comunque, diciamo. Se questa decisione non verrà resa concreta, spostarsi in altri ospedali per la chiusura dei reparti potrebbe davvero comportare pesanti difficoltà. Speriamo che andrebbe chiuso quello che non serve, invece quello che serve che rimarrebbe, perché ce ne vuole di qua a fare di cose per bene, sia il pronto soccorso o altre cose, quindi speriamo che fanno tutto per il verso giusto, perché si spera questo, per le persone è così. Andare a Ragusa, andare a Vittoria, quelli invece che sono gli ospedali che rimarranno, diciamo, maggiormente non toccati, sarebbe per lei un disagio? Per me, per altri, perché a parte che è troppo lontano, anche per le altre persone che hanno molto più necessità, quindi chiudere qua definitivamente penso sia proprio un disastro. Non resta che confidare in un celere impegno da parte di chi ha potere per risolvere la questione. Le interviste integrali e l'approfondimento della tematica andranno in onda stasera nel corso del programma On the Road su Canale 74. A Ragusa i consiglieri di opposizione hanno presentato ricorso al TAR per richiedere la sospensiva delle variazioni di bilancio approvate dalla maggioranza lo scorso 31 dicembre e ritenute illegittime. Era già stato presentato un esposto al Ministero delle Finanze e alla Corte dei Conti. Sentiamo i particolari. È stato ufficializzato il ricorso al TAR da parte dell'opposizione ragusana contro le variazioni di bilancio approvate dalla maggioranza di aula lo scorso 31 dicembre. Continua la battaglia dei consiglieri Giovanni Iacono, Carmelo Ialacqua, Giorgio Massari, Sonia Migliore e Manuela Nicita. Come annunciato da subito, i consiglieri si sono mossi contro le variazioni a loro dire approvate in totale illiceità. Ora sarà il TAR a doversi esprimere. I consiglieri firmatari del ricorso puntano il dito contro il primo cittadino Federico Piccitto, il presidente del Consiglio Comunale Antonio Tringali e il consigliere Gianluca Laterra, che aveva presentato la proposta di variazione poi passata, secondo l'opposizione, con un colpo gobbo della maggioranza. Ma se fosse solo un astuto gioco politico disputatosi in aula, nulla da ridire. Invece quello che sottolinea l'opposizione è la mancanza di trasparenza negli atti amministrativi, cosa ritenuta gravissima. I consiglieri rimarcano l'illegittimità del provvedimento adottato dalla Giunta, che avrà ripercussioni pesanti a catena sul bilancio dei prossimi anni del Comune sui cittadini. Il ricorso al TAR, che potrebbe portare alla sospensiva degli atti, segue l'esposto già presentato da tutta l'opposizione unanime al Ministero delle Finanze e alla Procura della Corte dei Conti. Un atto dovuto alla comunità e non solo una sfida politica, hanno voluto sottolineare i consiglieri firmatari del ricorso, che si graveranno del peso economico della prestazione del ricorso, intorno ai 5.000 euro. Una spesa che sostengono di voler sostenere per la città di Ragusa a favore della democrazia, venuta meno quando a fine dicembre sono state approvate le tanto chiacchierate variazioni, esautorando, secondo i consiglieri, lo stesso Consiglio Comunale, cuore della democrazia cittadina. E ci spostiamo a Vittoria, che ritorna in corsa per il finanziamento da 2 milioni e mezzo di euro relativo al progetto del gruppo di azione costiera Flag Unicità del Golfo, che vede come capofila la città di Gela. Il ricorso presentato dai comuni coinvolti è stato infatti accolto dal TAR. Vediamo. Il TAR ancora una volta dà ragione al Comune di Vittoria. Già a fine dicembre era arrivata la prima risposta positiva del Tribunale Amministrativo riguardante il ricorso presentato per il progetto GAL Valli del Golfo, che era stato escluso dalla graduatoria per concorrere ai fondi per lo sviluppo sostenibile in agricoltura. Adesso esito positivo è arrivato anche per il ricorso del gruppo di azione costiera Flag Unicità del Golfo, che vede come capofila la città di Gela e comprende oltre al Comune di Vittoria Santa Croce Camerina, Cateli, Cata, Butera e Lampedusa. La procedura che è stata impugnata è quella relativa al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020 per un finanziamento di circa 2 milioni e mezzo di euro. Per il Comune Ipparino quindi si riapre la strada per ottenere i fondi. Si tratta di una notizia, spiegate il sindaco Giovanni Moscato, meravigliosa per la città e che rende giustizia al nostro operato dopo le manovre che avevano portato il Flag Unicità del Golfo ad essere prima inserito in posizione utile al finanziamento, salvo poi essere clamorosamente
clamorosamente e motivatamente retrocesse in graduatoria, nonostante si avesse il possesso di tutti i requisiti. Moscato bacchetta il governatore Crocetta e dichiara: il messaggio adesso è arrivato forte e chiaro grazie alla sentenza del TAR di Palermo e si deve finire con la penalizzazione della città da parte di chi governa. Va riconosciuto il merito al di là dei colori politici. Soddisfazione per il recupero del finanziamento di 2,5 milioni di euro è stata espressa anche dal segretario cittadino del Movimento Politico Sviluppo e Bleu, Raffaele Migliorisi, che ha sottolineato come facendo squadra il Comune di Vittoria potrà riuscire a concretizzare traguardi sempre più prestigiosi. L'amministrazione comunale di Ragusa ha trasmesso alla Regione Siciliana una relazione dettagliata, predisposta dal dirigente responsabile della protezione civile dell'ente, relativa alla segnalazione dei danni registrati nel territorio comunale in occasione del nubifragio del 22 e 23 gennaio scorsi. L'ammontare complessivo della richiesta di concessione dei benefici economici previsti dalla legge in occasione di eventi calamitosi è stato quantificato in 890.000 euro e fa seguito alla delibera approvata dalla Giunta propedeutica riconoscimento dello stato di calamità naturale. I danni sono stati causati da allagamenti e frane in particolare e hanno interessato edifici pubblici, privati nonché aziende. Coinvolte oltre al tessuto urbano anche le aree rurali e le zone costiere. Gli interventi urgenti da realizzare consistono nel ripristino delle sedi stradali, nella pulizia degli alvei, nel potenziamento delle opere di canalizzazione e nella sostituzione dei pali della pubblica illuminazione abbattuti dal vento. E versa invece in uno stato di rischio per gli automobilisti in transito la statale 194 Ragusa-Catania. La denuncia viene da Assoconsum, secondo cui addirittura un masso si è staccato dal costone, danneggiando la macchina di un automobilista. Il servizio. Una strada che resta pericolosa per gli automobilisti dal momento che nulla è stato fatto ed anzi un'auto in transito è stata addirittura colpita da un masso staccatosi dal costone. Questa è la denuncia dell'avvocato Rosario Nigro, segretario provinciale dell'Assoconsum Ragusa, in merito al tratto di strada della statale 194 Ragusa-Catania dal chilometro 89 al chilometro 91. La carente manutenzione in relazione alle reti metalliche di sicurezza dei costoni rocciosi che delimitano la strada, unitamente alle piogge dell'ultimo periodo, ha reso la percorrenza di tale tratto assolutamente rischiosa, come testimoniato peraltro pure dai fatti recenti. Proprio qualche giorno fa, si legge di fatti nella nota di Assoconsum, è emessa la disavventura di un'automobilista donna che si è vista improvvisamente rotolare davanti a sé una pietra staccatasi dal costone, causando ingenti danni al suo veicolo, oltre ad un enorme e comprensibile spavento. Questo è l'ennesimo caso segnalato all'associazione che denota ancora una volta il pericolo quotidiano cui sono sottoposti gli automobilisti che utilizzano il tratto di strada in questione. Eppure un intervento risolutore tarda ancora ad arrivare, nonostante, prosegue il comunicato, l'espressa diffida di intervenire per la messa in sicurezza del tratto stradale in questione datata circa un anno fa. Di fatto non è stato posto in essere alcun intervento e l'Assoconsum è pronta ad agire presso le opportune sedi anche collettivamente al fine di far dichiarare l'obbligo dell'ANAS in qualità di ente gestore di mettere in sicurezza la sede stradale. A tal proposito si invitano i cittadini utenti, conclude la nota di Assoconsum, a segnalare all'associazione gli eventuali disagi occorsi. In consiglio comunale a Scicli alcuni consiglieri di opposizione sono intervenuti sui punti bocciati nel rendiconto 2014 della Corte dei Conti per chiedere quali correttivi intenda portare avanti la giunta Giannone. Intanto i giudici contabili hanno bloccato ogni spesa non prevista per legge il servizio. L'amministrazione Giannone si è insediata da poco più di 2 mesi, ma la carne al fuoco è tanta. Da una parte la questione sanità, poi i gravi danni del maltempo e le ripercussioni sulle condotte idriche. Ora impegnare la Giunta e la maggioranza e la Corte dei Conti, che secondo quanto sollevato dall'opposizione contesterebbe gravi irregolarità in 12 punti. L'amministrazione Giannone si è messa a lavorare da subito per fare il punto della situazione su quanto ereditato dagli anni di commissariamento. Un lavoro di accertamento non facile e di certo non immediato, ma su cui soffiano le opposizioni in aula. Alcuni consiglieri comunali della minoranza hanno rimarcato la necessità di una risposta tempestiva alla Corte dei Conti, che i primi di gennaio ha evidenziato con una delibera una situazione di gravità in merito al rendiconto 2014, che parla anche del bilancio 2013, dove si sarebbero rilevate irregolarità in 12 punti. Alla luce di questo, nella delibera la Corte dei Conti vieta dunque all'ente
dell'ente comunale qualunque spesa non espressamente prevista per legge e chiede immediate misure correttive. L'opposizione, formata dai consiglieri Trovato, Marino, Buscema, Morana, Caruso e Vincenzo Giannone, interviene sulla questione chiedendo di sapere quali siano le misure correttive che l'amministrazione intende presentare, chiedendo l'istituzione di una commissione di vigilanza che possa verificare le misure correttive portate avanti dall'amministrazione o che la Giunta intenda presentare. Il tutto resta comunque in itinere. E intanto, sempre a Scicli, la Giunta Giannone ha approvato ieri sera il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015, al fine di varare il conto consuntivo 2015. A darne notizia l'assessore al bilancio Giorgio Vindigni. Si tratta di un atto propedeutico al rendiconto, a conclusione di un percorso amministrativo contabile di approfondimento sulla problematica che gli uffici comunali scrupolosamente hanno compiuto con la supervisione dei revisori contabili. Prosegue dunque l'opera di riordino dei conti del Comune al fine di pervenire in tempi brevi alla normalità finanziaria. E anche il Comune di Ispica approva in Consiglio Comunale il regolamento per la definizione agevolata delle entrate. I cittadini potranno regolarizzare la propria posizione con le tasse a partire da luglio in 5 rate. I particolari. Nei giorni scorsi i comuni di Comiso, Ragusa e Scicli hanno approvato nell'ambito dei rispettivi consigli comunali regolamenti per la cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali, un modo per dare un po' di respiro ai contribuenti che potranno regolarizzare la loro posizione con il fisco senza sanzioni ed entro il 30 maggio 2017. Ora anche un altro comune, Ibleo, Ispica, ha deciso di venire incontro ai cittadini approvando all'unanimità nell'ultima seduta del civico consesso del 1 febbraio il regolamento per la definizione agevolata delle entrate. Con questo regolamento, spiega il vice sindaco ed assessore al bilancio Pippo Barone, i cittadini cui sia stata notificata un'ingiunzione di pagamento per tributi comunali non pagati potranno estinguere il loro debito senza pagare alcuna sanzione, in un numero massimo di 5 rate a partire da luglio 2017 fino a settembre 2018. Abbiamo voluto proporre questa soluzione, afferma il sindaco Pierenzo Muraglie, perché siamo convinti che in questo particolare periodo di crisi economica generalizzata e nel caso del nostro territorio aggravata da continue calamità che hanno messo in ginocchio l'agricoltura, motore trainante della nostra economia locale, sia la scelta giusta. Questa delibera, conclude il sindaco Muraglie, dimostra quanto questa amministrazione sia vicina ai cittadini con fatti concreti e non solo a parole. Adesso passiamo allo sport. Per il basket Serie 1 la Passalacqua soffre ma vince contro Venezia. Le biancoverdi avanti con Larkin e Gorini hanno ora la possibilità di conquistare la vetta della classifica. Grandi emozioni ieri sera al Palaminardi per il big match della Passalacqua con l'Umana Reyer Venezia, partita inizialmente programmata per domenica 22 gennaio e poi rinviata a causa delle infiltrazioni d'acqua dal tetto del Palaminardi. Le ragusane hanno vinto dopo un inizio un po' sottotono, ora le aquile biancoverdi sono a 2 punti dalla coppia formata da San Martino e Napoli e domenica hanno la possibilità di risalire ancora battendo le Lupe Venete. Non è stata una partita semplice quella contro le lagunari dell'ex Mikovic e Walker, miglior realizzatrice dell'incontro con 19 punti. La Passalacqua doveva liberarsi delle scorie della sconfitta inopinata di Lucca ed ha cominciato contratta tanto da favorire il gioco delle ospiti. La difesa non fa muro contro le incursioni di Fontenette e Walker e il primo quarto si chiude con un meno 4 eloquente. Va molto meglio nel secondo quarto perché Larkins comincia a farsi sentire sotto canestro e la Passalacqua recupera grazie a meno errori e buone percentuali di tiro. Non è un caso che le ragusane si portino a più 12 ribaltando la partita. Al ritorno in campo Venezia trova la chiave giusta per aprire la difesa ragusana. Il parziale dopo 5 minuti dice 2-11 per le ospiti che addirittura operano il sorpasso a 9 minuti con una tripla di Walker. Ragusa è in affanno anche perché Ndurra esce per il quinto fallo e coach Lambruschi fa rifiatare Larkins mandando in campo Brunetti. Si lotta punto a punto, Ragusa recupera e chiude avanti di un punto dopo aver dilapidato la dote. Nell'ultimo tempino parte bene la Passalacqua con Formiche e Larkins ispirate da Vallù. La tripla della belga del segnale della riscossa e le padrone di casa allungano. Venezia sbaglia troppo sotto canestro anche perché Ragusa chiude gli spazi e sporca i tiri avversari. Le giocatrici della Passalacqua hanno messo tutta l'energia e la grinta passando il turno in scioltezza con il risultato finale di 80-72. Dopo la prossima decisiva partita di campionato contro il San Martino di Lupari, la Passalacqua è attesa dall'appuntamento di giovedì 9 febbraio contro il Galatasaray nella gala di Eurocup. Con questo servizio di sport termina questa edizione di TG74. Grazie per averci seguito e arrivederci.